ci sono diverse foto di Buddy Rich o video dove si vede la sua mano, il suo traditional grip con queste due dita, diciamo, chiuse in questa posizione. Perché? Prima ho detto, un errore comune è che il traditional grip è come fosse un monoblocco. Se io faccio questo e ho sempre le dita a contatto con la bacchetta, qua sto inibendo il movimento della bacchetta. Se chiudo queste dita, si apre questo spazio che mi permette questo pendolo, questa oscillazione della bacchetta, dove la bacchetta è estremamente più libera. Ora, ma l'anulare e il mignolo stanno sempre chiusi? No, l'anulare e il mignolo devono diventare reattivi e capire quando si devono aprire. E quando si devono aprire l'anulare e il mignolo? Ad esempio negli upstroke. Ti faccio vedere un modo musicalmente, non dico muscolarmente, ma musicalmente scorretto di fare l'upstroke. Naturalmente molti lo insegnano così. Perché è musicalmente scorretto? E questa osservazione, questa informazione la devo a dei Weckl, che mi spiegò questa cosa tanti anni fa. Lui parlò di over release, cioè un eccesso di release. Allora, quando io faccio questo, o anche questo, ho un enorme accento e un piccolo upstroke. Cioè come se una nota valesse 1000 e l'altra valesse 10. Povero upstroke, cosa ha fatto di male? Oltretutto, e questo è un errore tipico dei percussionisti, c'è un eccesso di accento. Non esiste nella musica accento uguale cannonata, no? Faccio l'esempio di un violinista che suona tira, 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 tira. Non esiste. L'accento cos'è? Una nota. L'accento è come dire un livello superiore di una melodia dove alcune pezzi, parti della melodia sono messe in evidenza per avere un certo tipo di effetto. Sono note che sono messe in evidenza, che sono messe in evidenza attraverso un po' più di volume, ma attraverso una contrazione. Infatti Henry Adler, per accentare, parlava degli squeeze, cioè imparare a spremere la bacchetta, non a tirare delle bastonate. E c'è tutta una serie di esercizi nel sistema Gruber che ti insegna i vari squeeze, che sarebbe lungo elencare, ma attraverso lo squeeze, quindi la contrazione del legno, io ho un accento senza bisogno di fare questo, quindi io contraggo, ok, ne parlerò meglio quando faccio vedere qualche esercizio. Ma qual è quindi il ruolo dell'anulare? L'anulare mi previene dall'over release e praticamente, lo vedete per esempio, ci sono video dove Louis Belson fa vedere delle cose, vedete il suo up, down and upstroke, si vede proprio questo apri e chiudi della mano, apri e chiudi della mano, quindi ci sono cose comuni, punti in comune. L'anulare, aprendosi, sostiene la bacchetta che non cade in perpendicolare, rimane quasi parallela alla superficie, in modo tale da avere un upstroke degno di questo nome. Non. Ma altra cosa, che è la cosa che mi ha spiegato Weckl, questa posizione fa arrivare la punta troppo presto e ti fa correre. Senti. Senti com'è più equilibrato. Certo. Quindi il discorso che facevi prima all'inizio, che dicevi la tensione ti fa correre. La tensione ti fa correre e anche di non mai separare il suono le cose dalla musica. Certo. Perché queste cose, ci sono delle cose che hanno senso se prese da sole, ma poi la musica non funziona. Dobbiamo sempre dire, ok, questa tecnica muscolarmente funziona, ma da un punto di vista della musica funziona, mi fa avere un buon suono, mi fa avere un buon controllo di dinamiche, mi fa andare bene a tempo senza fatica, sì, bene, non bene. Mm-hmm. Cioè è molto semplice, dobbiamo usare il buon senso, non i dogmi, no? Ok, altra cosa, se tu osservi proprio Weckl, ad esempio, quando suona i backbeat, io vedrai fare questo movimento. Lui lo chiama deposition, che viene da un esercizio che Gruber insegnava, dove tu praticamente fai uno squeeze frontale della bacchetta tra l'indice e l'anulare. Questo è uno dei modi di squeezare la bacchetta di traditional grip, ma che ti permette un backbeat estremamente preciso sia nel suono che nella posizione, perché hai un quindi meccanismo. L'anulare in questo caso ha la funzione di mantenere
in sede la bacchetta. Bravissimo. Giusto? Non solo, il fatto di spingere verso la punta ti fa fare questo. Pac! E poi il fatto di fare 1, 2, 3, 4, muovi le dita a tempo, quindi praticamente c'è tutta una serie di meccanismi per farti muovere a tempo e non a caso, come capita, no? Cerchi di beccare il 2 e il 4, qua è un meccanismo specifico. Okay. Un altro modo di squeezare, quindi per accentare, è chiudere verso dietro. Quando uso questo? Quando dopo uno squeeze ho un release, per esempio nel paradiddle, guarda. Allora lo faccio veloce, poi lo faccio lento. Pensa a get quando fai paradiddle. Non vedi questo movimento verticale? Di che si tratta? Up, partendo di destra, desi, 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 up, down, release. Cos'è il release? La possibilità di fare un doppio senza dover articolare le note. Ti faccio vedere il contrario. Così sto articolando le note con un movimento di polso che mi fa irrigidire. Ma se imparo a rilasciare la bacchetta attraverso la gravità, che è la stessa cosa di fare questo. Se lo faccio da questa parte... Ancora una volta parliamo di push-pull, giusto? Certo. Questo è il release, l'internal release, il release interno, okay, del German grip all'interno della mano. Questo è il release esterno, che è quello che chiamiamo moller, cioè dal polso. Questo è il release, l'equivalente dell'internal release dall'indice. Se vedi get, vedi proprio quando fai i diddles o comunque fanno i doppi, vedi questo movimento. Perché non ti fa fare questo. Vedi, il modo scomodo di usare il traditional grip, quello monoblocco. Guarda quanta vita c'è in questa sinistra. Ti faccio un altro esempio, rulla 5. Fatto così. Guarda adesso. Release squeeze. Che questo tipo di approccio è quello che insegnavamo a Rispiva, ad esempio. Cercherò, non riuscirò a dirle tutti perché naturalmente la memoria inganna, ma cercherò di dire più cose possibili riguardo come usare il traditional grip. Le tre marce dei colpi singoli, sul lato sinistro. Prima marcia, lentissimo. Solo polso, la stroke. Free stroke, Gruber lo chiamava pick up o free stroke. Polso e controllo la bacchetta, ma colpo che viene verso su, non ti fermi giù per andare su, quindi un'unica azione. Quello che appunto Don Formularo chiama free stroke dalla scuola di Joe Morello, George Stone. Quindi questo è un... Se lo fai stringendo la bacchetta è un full stroke, se li metti in rimbalzo lo puoi chiamare free stroke. Ok. Ok, free stroke, prima marcia. Ok. Quali sono le due componenti da notare nel free stroke o full stroke nella prima marcia? La bacchetta suona verso fuori, sto usando il rimbalzo, e tra un colpo e l'altro la bacchetta è ferma, perché deve passare tanto tempo tra una nota e l'altra. E questa è la prima marcia. Ora, quando tu parti, ti ho detto che ogni marcia vale per due, quindi scompare. Tu parti in prima, vai in seconda e cominci ad andare a 40, non so, 50 all'ora, il motore comincia a far fatica, passi alla terza. Che cos'è la prima cosa che avviene quando passi alla marcia superiore? Che il motore si rilassa. Quindi si incomincia a rilassare, quindi la mano la prima cosa che percepisce è relax. Naturalmente tu continui ad accelerare. E mettiamo che adesso siamo alla quarta. Ora, quando arrivi al limite della quarta, il motore ancora comincia a far fatica e passi alla terza. Terza cosa è solo dito. Per tornare indietro, torni alla seconda. Per poi tornare alla prima, quindi per andare avanti e indietro, per tornare indietro soprattutto, non devi schiacciare il freno, devi solo scalare le marce. Cosa hanno in comune queste tre marce? Che la bacchetta è sempre verso l'alto, quindi non è mai verso dentro, ma sempre verso fuori. Nella seconda e nella terza la bacchetta è sempre in movimento, ma nella terza usi solo l'indice. Poi lo farò vedere con rudimenti più intricati. Stavi dicendo? Stavo dicendo che la cosa più difficile
è la connessione tra le, cioè quindi proprio cambiare la marcia, quindi nel momento in cui chiamiamo la posizione ibrida tra, non so, tra la prima e la seconda, tra la seconda e la terza. Soprattutto il ritorno tra la terza e la seconda, c'è un momento ibrido quindi, in cui devi usare un mix delle due. Su questo hai degli esercizi o un esercizio particolare? Beh, un esercizio che faccio fare è proprio, lo devo fare con entrambe le mani, proprio imparare, se lo capisci da questo lato è utile anche per qua. Allora, tra la seconda e la terza. Ok. C'è un momento, per passare alla terza, devi ruotare verso il French, ma in questo momento sto usando ancora il polso. Però ti stai aiutando con le Comincio dita. A usare le dita, finché giro totalmente, adesso uso solo le dita. Quindi questa è una terza conclamata. Ora, per tornare indietro, non devo far così, ma mentre rallento, adesso riprendo a usare il polso, sono ancora in French, ruoto in germa, adesso sono in seconda conclamata, facendolo con entrambe le mani. Vedi che qua ho tolto le dita per dare libertà. Qua le dita ci sono, qua le ho tolte. Dita, intendo l'anulare. Sì. Qua sto andando verso la terza. E come vedi non c'è un'interruzione, perché non blocco mai la bacchetta. Non, un errore che tanti fanno è questo. No? Che è come schiacciare il freno piuttosto che scalare le marce. È quello che dicevo, secondo me la parte più difficile è proprio... Ma ti faccio vedere, tornare indietro come hai detto tu. Ti faccio vedere uno shift di marce, e così parliamo ancora più del traditional grip, in un rudimento più intricato. Per esempio il flam tap. Ok, ti faccio vedere un flam tap solo in prima. Da qui comincio a far fatica e ovviamente se mi sforzo posso andare più veloce, ma a che pro? Quindi per chi non sa passare alla seconda, dice ok, più di questo non riesco, che è la cosa che mi dicono gli allievi. Un altro bel suggerimento, volete capire come funzionano i rudimenti? Separate le mani, vediamo come funziona il flam tap una mano alla volta. Questa è la prima, sto usando il polso e sto usando un upstroke. Accelero. Chiaramente poi lo faccio anche in tradizione. Comincio a far fatica. Se rilasso il grip, cosa succede? La bacchetta non è più bloccata, ma comincia a rimbalzare. Vedete il pendolo, o il dondolo. Che cos'è? Moller. Lo stesso movimento, cioè la bacchetta che oscilla. Poi lo faccio anche di sinistra. Ok, questa è la seconda, che mi porta ad una buona velocità, ma non è la massima velocità, non che io voglio, ma che l'anatomia ci concede. L'anatomia ci fa andare ancora più veloce, se so andare in terza. Però molti qua sono felici e contenti, ma vediamo se vado in terza. E tra l'altro, adesso lo faccio spesso per far ridere gli allievi, ma se io vado alla mia massima velocità, premessa, in questi giorni, queste sono le mie mani al peggio della loro forma, non al meglio della loro forma, perché come ti ho detto in questi giorni sto traslocando e praticamente non toccavo le bacchette da 3 giorni e non lo dico, è vero che è così, però dato che sto usando molto la fisica e i rimbalzi, non hai bisogno di essere sempre al massimo della forma per rendere sufficientemente bene. È chiaro che se sono al massimo della forma mi sento più a mio agio, certo. Ma questo è quanto. Quindi questa è la seconda, se vado in terza, nessuna fatica. Perché è importante non fare nessuna fatica? Perché così siamo bravi e belli? No, perché se non faccio fatica col corpo posso focalizzare sulla musica. Non oddio. Corpo, quando sei in quella, e mente. Corpo e mente, in quel, tutto il tuo focus. Io dico sempre, se stai camminando su una fune e tira il vento a 100 all'ora, non penso che il pensiero che tu hai è quello di con che stile sto camminando. No, è di cercare di stare... Quindi... Se sei a tuo agio puoi tirare fuori, dare voce alla tua creatività, se no sei lì che cerchi di fare le cose. Una bella cosa che diceva Gruber era "If you try, you don't do. Trying is never doing." Provare non è mai fare. Quindi diciamo che con una meccanica corretta, con le formazioni corrette, si passa da una posizione dove provi a fare le cose, a dove fai le cose. Certo. Non cerchi di suonare, ma suoni. Ok? Quindi... Ora vediamo com'è la terza marcia. Quindi prima,
Farò, questo è anche un flam paradiddle, che è un ottimo esempio. Quindi qua la bacchetta è tenuta. In seconda la bacchetta è sempre in movimento. In terza, un flam tap è uguale a uno swing veloce. Certo. Chi doveva dircelo? E qual è la tecnica? Throw and catch. Quindi la differenza tra Moller e questa tecnica throw and catch, che è quella che insegnava Gladstone e Spivak, è che nella tecnica Moller, che si usa per avere una certa potenza e controllo ad una certa velocità, e Buddy Rich era il campione di Moller, tu hai tre posizioni. Hai un downstroke, hai un tap stroke e un upstroke. Naturalmente puoi fare più note, ma diciamo se anche fai quattro note, hai sempre down, tap, tap, up. Hai tre posizioni, utilizzi parte dell'avambraccio e del polso. E il battere, questa è un'informazione importante, 1-2-3-1, il battere nel downstroke. 1-2-3-1-2-3, vedi, tre posizioni, down, tap, up. Notiamo cosa succede nel downstroke. Se io faccio questo e blocco la bacchetta parallela, sto interrompendo l'energia. Ma Gruber cosa diceva? Vai sotto al tamburo. Se vai sotto al tamburo, in automatico la bacchetta sale. Quindi si parla di direzioni. Invece di pensare al rimbalzo, free stroke e tutte quelle cose fanno vedere, se vai sotto è una condizione che ti porta sulla bacchetta e sei pronto a far cosa. Quindi questo è quello che diceva, usa il tuo corpo. Gruber parlava di come ti muovi in maniera naturale. Certo. Non, ma pen. Da qua sei pronto per usare la gravità. Un tap stroke non è altro che fare questo. Uff, uff, non. Ma. Up. Moto perpetuo. Ok, questo è Moller. Se uso l'altra tecnica, the throw and catch. Ok, facciamo la terzina da lento a veloce. Okay. Da Moller a release and squeeze. Quindi 1 2 3, prima marcia, accelero gradatamente, notate come l'anulare si apre e si chiude, naturalmente il mignolo segue l'anulare. Ah, il medio, quando la bacchetta deve stare in movimento, non si usa perché ne inibisce il movimento. Serve solo per squisarla con forza quando dobbiamo squisarla, ma in genere il medio non si usa, quasi mai, o poco spesso quantomeno. Ok, one. Passo alla terza, alla seconda, e la bacchetta comincia a essere sempre in movimento. Moto perpetuo, perpetual motion. Moller, quindi con tre posizioni. Moller mi porta fino qua con agio, dopo inizio a far fatica. Allora o torno indietro, che è questa velocità, metto le due mani insieme, o torno indietro e mi accontento, oppure devo cambiare marcia. Qual è la differenza? Che non ho più tre movimenti, non uso più neanche l'avambraccio, è solo una micro rotazione della mano, lancio la bacchetta e la riprendo. Release and catch. Questa cosa, chiaramente bisogna coordinare la mano con l'indice, diventa questo. Ok, quindi due movimenti, lancio e ripresa, un movimento in meno, non uso l'avambraccio, solo, vedi? E il battere non è più nel downstroke, ma è nel lancio, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. A 4 diventa così, Moller. E a 2. Ok, un altro esempio di un rudimento dove si vede bene come funzionano le marce. Il flam paradiddle, che è un rudimento difficile perché ci sono tante note di fila. Lo faccio in prima marcia. Cosa fa? Una mano alla volta. Questa è la prima. Già è scomodo. E la maggior parte si ferma qua. Metto la seconda. Qual è la differenza? Che non blocco la bacchetta. La bacchetta rimbalza e cade. Rimbalzo e gravità.
Quindi se la lascio libera deve cadere per forza, grazie alla gravità. Quando studiavo con Alan Dawson all'epoca, usavo già la seconda, non sapevo usare la terza in tutti i rudimenti, non sapevo neanche queste cose, sto parlando di 30 anni fa. Mi ricordo che gli feci vedere il flam paradiddle a questa velocità e lui mi disse: "Oh, that's fast for flam paradiddle." In realtà, poi ho imparato a farlo ancora più veloce grazie alla terza marcia. Com'è la terza marcia? Down, release and catch. C'è un throw. In traditional. Quindi, da lento a veloce. Prima marcia. Seconda marcia, la bacchetta in movimento costante. Vedi, throw and catch. Ora, un'altra cosa che ci tengo a dire e a sottolineare per chi ci sta ascoltando, il punto non è quello di vincere il campionato di velocità dei rudimenti, ma il punto è che se riusciamo a fare più cose in tutte le tre marce, noi sblocchiamo i meccanismi del suonare, perché quando noi suoniamo abbiamo idee diverse, alcune frasi sono lente, alcune frasi sono veloci, alcune frasi sono mediamente veloci. Quindi se io sto suonando e mi viene un'idea, one, il mio corpo deve reagire a quell'idea e non opporsi a quell'idea. Naturalmente ci sono altri meccanismi, perché in questo momento stiamo parlando del linguaggio del corpo e si deve creare una connessione corpo-mente. Io dico sempre: il corpo riproduce ciò che la mente produce, non ciò che la mente riproduce, perché l'ho ascoltato fare da qualche altro. Quello è tutto un altro argomento, lì dovrei parlare di cefidi, come collegare le cose, ci vorrebbero ore e ore e magari un domani lo faremo. Però assolutamente sì, cioè oggi, dopo tanti anni di suonare, nel bene e nel male, che piaccia o non piaccia ciò che faccio, quando suono, suono sempre nel momento e sempre in maniera spontanea. Non c'è niente di predefinito, ho pensato prima. Beh, uno che mi sembra che suoni da sempre così è con l'aiuta. Assolutamente sì. Cioè lui è istintivo, cioè quello che pensa in quel momento lo fa. È bene che si sappia, è bene che si sappia che tutti i più grandi virtuosi, e tu hai citato con l'aiuta, hanno fatto un percorso di questo tipo con alcuni di questi, con uno di questi insegnanti o più di questi insegnanti. Con l'aiuta, per esempio, oltre a conoscere Gruber, con l'aiuta ha studiato con Richard Wilson, che è uno di cui non si sa niente in Italia. Richard Wilson sta a Murray Spivak come Bruce Baker sta a Gruber, cioè era colui che ne raccolse il testimone quando Murray Spivak era troppo anziano per insegnare. Però Richard Wilson è morto giovane, ma ha insegnato a molti, tra cui con l'aiuta. Infatti mi ricordo quando studiavo con Gary Chaffee nell'87-88, nella sua sala d'attesa, quando aspettavi la tua lezione, lui aveva delle riviste, Modern Drummer, eccetera. Una volta lessi un'intervista con l'aiuta di quegli anni, dove parlava che in quel momento stava studiando con Richard Wilson e diceva: sto usando una tecnica che permette di andare più veloce, con più facilità e meno fatica, eccetera, eccetera, che è la tecnica di Spivak, che sostanzialmente sono gli squeeze and release. Interessante. Okay. Ora, alcuni esercizi per imparare i rudimenti del traditional grip. Allora, ce ne tanti, farò una sintesi. In realtà il primo esercizio che generalmente insegno è questo. Un esercizio apparentemente banale. Praticamente io vado contro la superficie, in questo caso il pad, permetto alla bacchetta di oscillare, rimbalzare e di cadermi esattamente bilanciata in questa parte della mano. Così come, questo è quello che Gruber chiamava the dead stroke, il corpo morto, il colpo morto, perché la bacchetta non fa niente, la bacchetta è solo poggiata, così come se poggiasse sul pad, perché ti abitui al bilanciamento. E non deve essere questa cosa violenta, ma puff, zen. Minimo sforzo, massimo risultato, con pochissima spinta un rimbalzo molto grande. Leggerezza di tocco. Fatto questo, generalmente faccio lavorare con rotazioni
della mano assieme al pollice, non necessariamente col pollice separato. Quindi muovi il polso, ruoti il polso, sì, ed il pollice. Si può anche lavorare col pollice separatamente, ovviamente, ma mi piace subito connettere, perché è questo che accade quando suoniamo, cioè questa connessione. Dopodiché faccio inserire questa posizione, che è quella che dicevo prima del fulcrum loop, perché così come qua molti fanno l'errore di stringere e di bloccare la libertà della bacchetta, molti suonano così e bloccano la libertà della bacchetta, mentre la posizione è questa. Ora il problema qual è? Che inizialmente ti sembra che la bacchetta ti scappa proprio perché non stai stringendo. Quindi bisogna abituarsi a questa posizione dove c'è tutto questo spazio libero. Quindi in questo momento c'è la rotazione del polso, il pollice che aiuta e l'indice che è appoggiato alla bacchetta. Esatto. Okay. Quando uno si trova a proprio agio in questa posizione, quello che faccio fare per insegnare molto rapidamente Moller, perché alla fine il discorso Moller qual è? Io lo chiamo l'inversione del paradigma. Cioè nella percussione classica questo è un downstroke e questo è un upstroke. L'up, down and up vuol dire giù e su, sono posizioni, direzioni. Mm-hmm. Quindi io vado giù con la punta e salgo con la punta, down, up, che è la prima marcia. Praticamente Moller è la seconda marcia, perché per andare più veloce devo passare a Moller, che è l'oscillazione a bacchetta, ma in pratica cos'è? Appunto, quella che io chiamo l'inversione del paradigma, cioè in Moller, down e up, si guarda dal retro della bacchetta, downstroke e upstroke. Quindi si inverte il paradigma, si pensa dietro. Infatti, quando faccio un upstroke con Moller, la punta è giù, perché sali dal retro. Quando faccio un downstroke, se le permetto di rimbalzare, la punta è su, perché la bacchetta la posso fermare se debbo, ma se proseguo l'azione nel mio downstroke, la bacchetta sale. È lì che si crea il moto perpetuo. Se io faccio questo, interrompo la bacchetta, non posso avere un moto perpetuo, devo lasciarla andare. E dove va? Sotto la superficie. È molto logico, è un discorso di leve. Ok. Ok? Ho perso il filo, cosa stavo dicendo? Quindi eravamo all'esercizio con... Quando, una volta che siamo qua, okay, io in genere faccio pensare in sedicesimi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Quello che dico all'allievo è, vai sotto la superficie. 1, 1, 1, 1. E andando sotto la superficie, cosa fa la mano? Fa questo, una rotazione. Tu senza saperlo stai già facendo il moto perpetuo Moller, senza neanche doverlo spiegare. Lo faccio fare ai bambini. Poi dico, ok, proviamo a farlo a tre. Due lezioni fai già questo. Perché di quello si tratta. Non è altro che quello. No, cioè hanno fatto in passato dei DVD interi sulla tecnica Moller, perché per un periodo è stato un brand che vendeva. Mm-hmm. Però di fatto è chiaro che ci puoi fare mille cose, ma di fatto il principio è quello. Dopodiché faccio fare gli esercizi che ho imparato da Bruce Baker, che sono proprio esercizi gruberiani, per imparare lo squeeze and release. C'è questo esercizio dove praticamente abbini alla rotazione della mano lo squeeze dell'indice per poi rilasciare la bacchetta con l'indice che rimane sulla mano. Una cosa che ci tengo a dire, insegno questi esercizi da anni a centinaia di persone, 99,9% dei batteristi inizialmente sbagliano, ma non se ne rendono conto, iniziano a fare posizioni strane e mi arriva la lezione dopo, ho capito, e fanno tutto sbagliato, perché ci sono dei dettagli da capire. E queste sono le ragioni per le quali Gruber stesso non vuole mai realizzare un DVD didattico, gli è stato chiesto più volte, perché temeva di venire frainteso. Comunque, l'esercizio è questo, spero che nel video sia abbastanza chiaro. Vedete che l'indice oscilla verso l'interno per poi andare verso la punta, e questo è il principio di questo movimento. Rotazione, mano piatta, quindi non cose di questo tipo, queste dita rilassate. Esercizio numero 2, quello che Weckl chiama deposition. Lancio la bacchetta verso l'alto e la stringo tra l'indice e l'anulare. Questo mi abitua a strecciare queste dita e a rinforzare questa presa. 1, 2, release. Da capo, 1, 2, release. 1, 2, release. Altri ce ne sarebbero, ma un altro set di esercizi che posso far vedere è questo. Le cadute.
Poi c'è un esercizio che Gruber chiamava the kick da-dam, perché questo lui lo chiamava the kick up, il calcio verso l'alto. Da-dam, kick, il da-dam è il doppio colpo, che cos'è un release and squeeze. Da-dam, kick, da-dam, kick, da-dam, kick. Poi abbiamo la terzina. Due rimbalzi. Non sto io suonando, è un release, la caduta. Ora qua cosa vedo? Che a seconda della velocità della caduta la bacchetta va più o meno veloce. Questo poi si porta... la forza che certo, gli metti, certo, certo. Quindi questo poi lo porti in orizzontale. Per arrivare al moto perpetuo. Direi che per adesso possiamo fermarci qua, c'è abbastanza roba. Grazie mille, grazie a te. È stata una lezione fantastica. E, lasceremo in descrizione alcuni dettagli che sono stati spiegati in questa lezione. Il sito internet di Tony Arco, www.tonyarco.com, giusto? Esatto. E se qualcuno volesse venire a lezione da te, che tu insegni alla civica. Insegno ai corsi civici di jazz da tantissimi anni, negli anni ho insegnato in vari conservatori, scuole private, eccetera, eccetera. Chiaramente può venire privatamente, può fare lezioni online, nel mio sito ci sono le informazioni o nella mia pagina Facebook. Quindi uno può contattarti tramite Facebook, tramite Messenger o tramite il sito. Instagram? Anche tramite Instagram, sì. Perfetto. Poi insegno al Conservatorio di Catania, per chi fosse della zona, e sono qua. Aggiungo per chiudere, i primi due ragazzi, le prime due persone che lasceranno dei commenti, spero positivi, a questa lezione, vinceranno due paia di bacchette Lantic. Offerte gentilmente appunto dalla ditta. Le grandi bacchette Lantic. Grazie a tutti. Grazie Tony. Ciao, grazie. Ciao. Grazie.